Questa mi sembra dunque l'occasione per ringraziare tutto il personale del pronto soccorso di Bussolengo, da me diretto, che competenza, professionalità e abnegazione ha quotidianamente lavorato perché chi arrivasse in pronto soccorso ricevesse non solo le opportune e tempestive cure, ma anche parole di conforto e consolazione. Questo ospedale, con questa comunità, con il comune, ci ha veramente dato la grande soddisfazione di avere un posto sicuro, protetto, con medici bravi, con infermieri bravi, con personale molto esperto che è riuscito a recuperare quanto più possibile la vita e la rimessa nell'equilibrio sociale delle persone che ci sono state ricoverate. Veramente un grazie di cuore ancora a tutti, grazie Assessore, grazie a tutti quanti. Il personale del laboratorio ha risposto con disponibilità, competenza, condividendo tutto perché era una nuova metodologia e con turni onerosi perché il nostro obiettivo era una lotta contro il tempo, erano contro le lancette dell'orologio perché era un oggetto di battaglia l'esecuzione dei tamponi. E io veramente di cuore ringrazio veramente a nome di tutto il personale del laboratorio. E mi sembra doveroso fare un meritato ringraziamento a tutto il gruppo della psichiatria. Questo ringraziamento lo rivolgerei anche al personale del pronto soccorso, a Alessandro Tombina Battizocco e il primario, che ci hanno assolutamente condiviso con noi e ci hanno offerto una collaborazione nel migliore dei modi. Grazie. Volevo esprimere con orgoglio il mio grandissimo ringraziamento a tutti quelli che in questa emergenza ci hanno veramente dato una mano e a tutti gli operatori sanitari, a tutti gli infermieri, i miei colleghi, i direttori che ci hanno supportato in maniera egregia. Grazie a tutti. Con la mia unità operativa ci siamo soprattutto adoperati non solo per Bussolengo, e questa è una cosa importante, unità operativa a sede a Bussolengo, però abbiamo lavorato almeno all'inizio per tutta l'azienda. Abbiamo lavorato soprattutto in diagnostica, facendo tamponi che proprio all'inizio, proprio fino a 6-7 mila alla settimana. Sono cose, guardate, indicibili, perché quando si tornava a casa di notte si aveva i tamponi in testa, ecco. Grazie a tutti. Allora, io penso che quello che abbiamo messo in piedi è stato un metodo di lavoro, è stato qualcosa che abbiamo creato assieme con la dottoressa Visconti, con il dottor Battizocco, ma con tutti quanti, perché il ruolo anche dell'infermiere all'interno del sistema, di tutti gli operatori, è fondamentale per poter portare avanti quello che è il bene della salute pubblica. Io dico sempre che noi dobbiamo mettere al primo posto il cittadino e attorno al cittadino gli costruiamo i servizi. In questo caso abbiamo dovuto improvvisarci perché non eravamo pronti. Difatti, con la nostra unità operativa, con il dottor Battizocco, siamo pronti a creare una struttura che durante il periodo della latenza deve essere pronta ad affrontare le emergenze. Questo deve essere un ricordo, ma deve essere una memoria storica per fare del bene e continuare andare avanti mettendo sempre al posto il cittadino e mettendo a posto i servizi. Questa è stata una mattina dedicata assolutamente a tutto il personale sanitario che ha operato durante il periodo Covid nel nostro ospedale Orlandi di Bussolengo. Io spero veramente che questo periodo passi e che ci abbia insegnato che la prudenza è sicuramente una cosa importante. Cerchiamo di usare le nostre precauzioni e di vivere comunque serenamente la nostra vita con i nostri figli e le nostre famiglie. Un ringraziamento particolare alle associazioni che ci hanno aiutato tantissimo, e il volontariato è sempre una parte importante della nostra società e in particolare a Bussolengo. Quindi grazie di cuore anche a tutte le associazioni di volontariato.